Uno RG K539 ha effettuato un raid. Uno raiders entrati nello stream. Benvenuti. Fabrizio Dab 2 ha effettuato un raid. Uno raiders entrati nello stream. Benvenuti. Fabrizio Dab 1 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Fabrizio Dab 1 ha effettuato un raid. Uno raiders entrati nello stream. Benvenuti. Eccoci qua. Allora, dicevo, non mi do il benvenuto a tutti. Allora, stavo dicendo che vi do il benvenuto all'appuntamento settimanale con il Turbo Star di Rough Garage, quindi con Euro Truck Simulator 2, con il format Disegniamo l'Europa. E allora, come sempre, tengo a precisare che questa sfida tutto è pronto. Possiamo partire. Prende spunto da una sfida reale che ha fatto un bravissimo youtuber che si chiama Nazario Nesta. E praticamente Nazario ha percorso il perimetro della nostra Italia a piedi e io ho preso spunto dalla sua grande impresa e ho in qualche modo l'ho rielaborata e ho pensato ovviamente di crearne una molto ma molto più semplice e mi auguro ovviamente che possa essere di vostro gradimento come sempre questa sfida. Hi everyone, welcome to our week appointment with the Turbo Aero Truck Simulator 2 with the Turbo Star Rough Garage. Today we will go on trying to drawing the border of the European continent. I want to say again that this challenge have been inspired by Nazario Nesta, a very good YouTuber, and he ran around Italy by foot, and I saw his challenge. I am trying to do a kind of challenge, but with the Turbo Star by Rough Garage. So welcome to the stream. I wish you a great week.
Mettiamoci al lavoro. And thank you so much. Salut à tous et bienvenue à notre rendez-vous du mardi, notre premier rendez-vous de la semaine. Le rendez-vous avec la première programmation du canal avec Truck Simulator 2. Aujourd'hui, nous allons continuer notre défi, dessinant le paramètre du continent européen. Aujourd'hui, nous partons de la ville de Palermo et nous arriverons à la ville de Livorno. So I was forgetting that we start our journey, our trip from Palermo City, and our destination is Livorno. So from Sicily to Tuscany. We will ride in the pass near Napoli. We will pass by Roma, and we will go straight on to Livorno. E allora un saluto a tutti quanti e benvenuti a prima diretta di questa settimana. Cominciamo come sempre la settimana con Turbo Star Rough Garage. Oggi partiamo da Palermo, da Sicilia, e ci andiamo in Toscana. Ci andiamo esattamente a Livorno. Passiamo in cima Pugasella e Napoli, poi per Roma, e poi continuiamo a ritirare. Tenersi a sinistra e poi voltare a sinistra. Pigli a Livorno. Voltare a sinistra. Però fammi vedere un attimo una cosa. Allora, Villa San Giovanni. Ok. Perfetto. Ok. E direi che possiamo anche mettere un po' di sottofondo musicale che ci tiene compagnia. E allora, carissimo, i piani. Grazie ancora per essere passato a farmi compagnia. Buon pomeriggio a te e buona carica caffeina. E allora stamattina, come hai visto, ho iniziato a portare, o meglio, ho continuato a portare il Farming 22. Ho sbagliato strada. Prepararsi a voltare a destra. E quindi ho rifatto un po' tutto, ma gradualmente devo creare una farm un po' più decente. E qua siamo in compagnia del Capitan Price. È il controllore del controllore, il Capitan Price. Ha detto che voleva farmi compagnia, così ho approfittato per insomma, detto che gli serve un passaggio fino a Livorno. Ma questo è partito, cioè praticamente si è fatto quasi tutta la prima tratta insieme a noi qua. Anzi, in realtà si è fatto, sì, questa è, mi sa che è la terza settimana che ci fa compagnia. Allora prima cosa rabbocchiamo il mezzo, perché è meglio viaggiare di notte, ma viaggiare soprattutto tranquilli. Oh, via. E questa è la straordinaria mod di Rough Garage, il mitico Turbo Star. Non so se tu lo conosci, i piani Rough. Il mitico Raffuccio, Rough Garage, è un grandissimo modder. Infatti questo Turbo Star rispecchia ogni minimo dettaglio alla realtà. Oggi qua ci fanno la multina. Ho fatto veramente bene e lo sapevo. Ah, era 40 il limite di velocità.
E comunque nel making of ho scoperto che praticamente Ralph per riprodurre i dettagli, per riprodurre il minimo dettaglio, praticamente hanno fatto delle foto in 4K, quindi poi ecco perché i dettagli sono meticolosi. I piani, mi dici gentilmente se si sente il microfono, perché ho dovuto uscire adesso, ho dovuto un attimino rifare un po' il tutto, e soprattutto se è bilanciato e quindi la live, diciamo così, non c'è il microfono, sta è messo in modo tale che si riesca a sentire tutto. Ok, allora un attimo solo, perché evidentemente sono cambiati tutti i parametri qua. Allora, un attimo di pazienza. Allora. Allora, un attimo solo. A moment, s'il vous plaît. Just a moment, please. Please hold on. Allora, ecco qua. Mi dici un attimino come si sente adesso, se va meglio? Vediamo un po'. Come si sente? Si sente, si sente? Hola! Si sente meglio adesso? Ok, perfetto. L'ho messo, ho alzato leggermente il volume. L'ho messo in modo tale da evitare i picchi e ho ridotto un po' di volume. Anzi, se è così, dal mixer quasi quasi, eccolo qua. Ma a posto, ho ridotto un po' i suoni del gioco, così si dovrebbe sentire meglio. E ok. E ho dovuto fare un piccolo reset oggi. E quindi adesso mi pare che si sente bene. I piani, tu dicevo, tu lo conosci? Cioè, tu ci hai mai giocato con Eurotrack? Non so se hai mai. È un giochino bellino, interessante. Eurotrack, ah ok, quindi giochi da console, e praticamente Eurotrack sono, l'anno prossimo saranno 10 anni che è in commercio, e io l'ho acquistato credo qualche mese dopo l'uscita ufficiale. Ho provato prima la demo da Steam e poi dopo mi è piaciuta, e nel corso di questi 10 anni hanno apportato diverse migliorie, ad esempio la fisica delle cabine. All'inizio la fisica della cabina era rigida, e poi hanno incominciato a
dopo qualche anno hanno resa la cabina molto più mobile, quindi un po' più maneggiante, un po' più realistica, quindi diciamo che hanno apportato parecchie migliorie. La fisica è stata la prima fra le tante migliorie e miglioramenti che hanno apportato al gioco. Poi dopo la fisica, con l'uscita della DLC Iberia, hanno praticamente hanno modificato il comparto luci. Infatti prima le luci, quando accendevo i fari, anche i fari abbaglianti sulla cabina del mezzo, e c'era una montagna, quella montagna di fronte si illuminava come se fosse quasi mezzogiorno. Poi hanno introdotto, tra l'altro, ecco, anche nuovi modelli come il Mercedes, i Renault, Scania, il MAN, insomma, l'hanno arricchito dal punto di vista del parco mezzi. Ed è una cosa veramente eccezionale. E poi, diciamo così, oltre ai modelli originali, ci sono anche le mod. E devi sapere, non so se te l'ho già raccontato, io all'inizio avevo parecchi amici miei che giocavano, tuttora ci giocano. Però all'epoca loro già ci giocavano con sta mod del Turbo Star di Rough Garage. E sì, all'inizio un po', quando non facevo le live, diciamo che forse non era particolarmente attratto da questa cosa qui. Poi un amico mi disse: "Guarda Fabri, provalo perché il mezzo è fatto bene e merita". E allora ho iniziato a provarlo l'anno scorso. Infatti questa è la seconda serie che sto girando col Turbo Star di Rough Garage. L'anno scorso ho iniziato la prima serie dedicata al Turbo Star di Rough Garage, dove praticamente ho collegato tutte le nazioni, tutte le capitali delle nazioni europee, diciamo quelle disponibili sulla DLC. Ho visto che il video sia qui su Twitch che su YouTube ha fatto delle ottime visualizzazioni. Ha fatto tante di quelle visualizzazioni che io non mi sarei mai aspettato, diciamo così, questo gradimento, questo altro alto gradimento. Così mi hanno chiesto alcune persone di riproporre il Turbo Star, e quindi io mi sono inventato quest'altra cosa qui, e in pratica sto girando, ho quasi terminato la sfida, e praticamente ho girato quasi, mi sa, con Livorno sono a tre quarti della mappa, comunque mi resta poco, e devo essere sincero, 35.000 km ci ho trasportato di tutto nel Turbo Star. Sono partito che avevo la mod base, quindi 380 cavalli, e nonostante la non altissima potenza, mi sono divertito, tant'è che ho trasportato tranquillamente i famosi trasformatori, quelli grossi grossi, quelli che hanno fatto anche penare l'XF105, e nonostante tutto la forza bruta del motore Iveco del Turbo Star mi ha dato soddisfazione. Poi ho acquistato la mod a pagamento, quella lì, il Tuning Pack, dove c'è praticamente il motore da 640 cavalli,
i marmittoni questi qui in stile americano, poi cerchi il lega, il suono del motore, scusami, il suono delle marmitte svuotate. E 640 cavalli sono ottimi. Praticamente con la storia del trasporto su gomma italiano mi sto accingendo a concludere la seconda serie dedicata dal Turbo Star di Raf Garage e poi a continuare a riprendere per, diciamo così, per quanto riguarda un'altra sfida. E quindi comunque il martedì si continuerà a girare in Turbo Star, perché come dice una nota pubblicità, Turbo Star è sempre con te. Ha un'ottima tenuta di strada, robusto dal punto di vista di affidabilità del motore, è il top, è praticamente tutta potenza. E si ricordi bene che qui non siamo in America, qui siamo a Napoli, è come si dice, ca, misciure fesse, ha capito? Quella Fernbus carissimo, buon pomeriggio, ben ritrovato. Come stai? Spero bene. Fai Zero Official ha appena iniziato a seguire il canale. Grazie per il follow. Grazie mille. Fiori Official, benvenuto nel canale. Benvenuto nella live. E grazie per il follow. E ti ho fatto anche gli onori di casa. Onore e piacere mio averti qui. E ne quasi continua. Fernbus 08 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Grazie mille Fernbus. Mi dico Fernbus. Come stai? Tanto, e poi hai fatto una piccola pausa, mezza giornata di pausa qua, hai fatto una streamata lunga. Beh, ogni tanto ci vuole. Convoglio, questi sono i single player, il venerdì sono sul track SMP, sempre da quest'ora, sempre dalle 15:30 in poi. Cosa porti di bello, Fernbus? Fiori, tu anche tu sei uno streamer? Ah, anche tu Eurotrack, ottimo. Mi sa che mi sono messa nella fila sbagliata. Voltare a destra. Eh beh, vedi tu quello che ti riesci a fare. Un convoglio, sì, se intendi dire un convoglio in scioltezza, sì. In un convoglio tranquillo. Solitamente il venerdì lo faccio. Qui porto anche il venerdì, esco in multiplayer, qui martedì. Porto il single player, il Turbo Star di Raf Garage. Perché... Ma che mi ha fatto? Ma staccato i rimorchi? Ah, ok. Grazie Fernbus.
Gentilissimo. E questo è il Turbo Star di Rough Garage. Beh, che si vede maluccio che è buio. Prepararsi a voltare a sinistra. E quindi siamo partiti da Palermo. Stiamo andando in direzione Livorno. Sfioreremo la città di Napoli. Voltare a destra. Passeremo per Roma e poi andremo dritti, dritti, dritti in Toscana. E andremo a fare un po' di. Tenersi a destra e poi voltare a destra. Occhio che ti banna, eh. Voltare a destra. Occhio. Fiori, ti invito a moderare i termini. Ti ricordo che questo canale produce anche contenuti per giovani, per persone immature, quindi non solo per mature ma anche per i giovani. Quindi ti chiedo la gentilezza magari di essere meno scurrile. Te ne sarei grato. Dei bus, dei gusti bus, fiori, vedi, sicuramente il Turbo Star sarà un no, a me fa piacere, però vedi, la terminologia un poco più clean, va bene, a me fa piacere se sta qui. L'importante è avere un linguaggio, diciamo, un po' più soft, ecco. Sei sempre benvenuto. Comunque, se vuoi venerdì pomeriggio dalle 15:30, solitamente sto sul server, sul secondo server di Track SMP. Se ti vuoi aggregare, tranquillamente puoi venire. Ecco. Fiore, è solo una curiosità, ma è più o meno di 15 anni. Rimorchio. Oh, dicevo, a Fiori, io e te siamo grandicelli, penso, no? Io soprattutto. Poi stamattina Fernbus ho riportato un'altra volta farming, ho creato una nuova chiamiamola così, un nuovo
Storia, una fine serie. Perdis 08, ha appena brindato con 10 caffè, grazie mille. Ui, voglio grazie mille per i caffettini. Grazie mille per il tuo supporto, caro Fembus. Ho rifatto una nuova serie, e sto progettando un'altra invece da fare in multiplayer insieme ai follower del canale, perché anche stamattina mi avevano chiesto se ero in multiplayer. Quindi penso che mi organizzerò e poi la farm che porterò durante la giornata sarà quella lì della mattina insieme agli iscritti al canale, oltre a quella della domenica mattina che quasi sicuramente guarda chi sto, c'è miseria, mi ha fermato il bus, ma tu hai visto questo come mi ha frenato avanti, c'è miseria, qua c'ho non so quante donne nella testa, cosa. Sedici tonnellate. Mamma mia, che frenata. Fenbus, io tu quando stai live magari vedi che non c'ho, diciamo che non ho staccato dalla live, ok, tranquillamente mi aggrego stesso come ho fatto l'altra volta alla partita, anche perché poi quando tu stai live poi insomma quando sono un ospite a casa di qualcuno cerco sempre di essere il più educato possibile, quindi nel caso di farming cerco di essere efficiente al 100%. Comunque è divertente quel gioco medievale là, non è il mio genere però per come li porti tu mi fai divertire. Ah, ottimo. Quello com'è che si chiama quel gioco? Tu me lo dicesti pure la volta scorsa, solo che mi sono scordato. Aspita, un brutto incidente hanno fatto. Bravo, bravo Skyrim, sì. Poi c'è sta pure quello dei Lego là, quello di Batman che era proprio simpatico. Vabbè che poi i giochi come li porti tu, insomma, li sai rendere molto spassosi, molto divertenti. Ho la vaga impressione che il motore non rende più. Devo controllare un po', che pare strano. Leggermente sotto tono sta sto motore. E c'è pure una bella risonanza qua in cuffia. Ma Fermus, tu sei secondo me, ho detto, tu sei una persona autentica, non hai costruito un personaggio, quindi è per questo che le persone apprezzano i tuoi contenuti, il tuo modo di rapportarti con le persone, con il pubblico, e tu lo fai in maniera eccellente, perché è importante l'interazione con il pubblico. A volte bisogna come dire, essere un po' leggermente più rigidi del solito, però per poi, come dire, ritornare in maniera pacata e distensiva a essere autentici, quindi insomma sì, con lo bassi muli ormai. Ho detto l'altra volta mentre stavo a fare
mi stavo vedendo un po' come sistemare la farm, e mentre ascoltavo in sottofondo ti tenevo a te che parlavi là, mi hai fatto morire dalle risate. Veramente. Che poi Fernbus, quando guidi l'autobus fai morire da ridere, ma soprattutto quando fai il controllore. Là non ti scappa un furbacchione. Là quando vedi a te la gente, i passeggeri a scrocco, capiscono che non c'è trippa per gatti, oltre a gatti per trippa. Ah, comunque se un simpatico. Fernbus, quando vivi l'autobus ti ci fa tutto di sciarda, quindi sapete come si fa, perché tu sei Fernbus. Bus. Comunque non so che altro c'è, i piani c'è ancora. Comunque Fernbus, non so se conosci l'amico i piani, non so se ci sta ancora, i piani gaming. È un altro amico streamer, forse in qualche altra occasione. Oh, Jogoius, carissimo. E certo, qua il Turbo Star è sempre con te, come diceva una pubblicità. Grazie Fernbus. Bentornato in live o benvenuto nel canale in live. Un caro saluto a te, carissimo Goius37. Qua c'è l'amico Fernbus, poi prima c'era anche i piani gaming, non so se c'è, poi c'era ancora un altro amico che si chiama Raffaello Fiore Official, una cosa del genere. E poi ci sono io qua, ci siete prima voi e poi ci sto io. Un bel Turbo Star, caro Goius, è quello che ci vuole per iniziare la settimana. Mettersi su Turbo Star e farsi a meno, non dico tanto, almeno 900 km. E qua ne ho fatti 35.000 con la seconda serie. Non so se hai seguito la prima serie dedicata al Turbo Star, la prima, con la prima ho collegato tutte le capitali europee. Adesso sto percorrendo il perimetro dell'Europa. Fernbus, lo so, ma tu dovresti fermarti almeno una giornata o eventualmente streamare, magari evitando di sforzare la voce, anche perché comunque mo è periodo che tra raffreddure, mal di culo, queste cose qua, diciamo che la voce non è sempre ok. E non a caso io c'ho questa portata di mano. E soprattutto ogni tanto pausa e poi si continua a parlare, oltre per un fatto che poi si potrebbe risultare un po' logorroici, e poi perché vengo con gli occhi mi spoglia. Spogliatoio! Anche perché poi la voce se ne va. Io poi per esempio prima di andare in live 10 minuti prima faccio il riscaldamento della voce, parlo con questo tono qua. Proprio per un po' come fanno i cantanti, perché poi se ti fai pure un'oretta e mezza, a volte anche due ore a parlare,
con la voce troppo alta, se la voce se ne va, si fa la valigia. Qui siamo a Napoli Nord, ok. Ah, qui stiamo allo svincolo Napoli Nord, quindi Caserta, sì. Ui, andiamo di qua. Napoli Nord, Pozzuoli, qua vorrei fare, bel gioco. E quindi Fernbus, ti dicevo che su Farming ho notato pure io che rispetto a Farming 19 il 22 è molto molto più blando, molto più lento e quindi richiede molto più tempo rispetto a prima, perché prima, sai, non utilizzando la season uno seminava il tutto, seminava di tutto anche fuori dal periodo. Invece adesso, attenendoci un pochettino alle a quelle che sono le tabelle per guarda Kist, sciamo miseria, ma tutto mi capitano oggi. E dicevo che è diventato un po' più blando, quindi c'è da organizzarsi. Infatti tipo bisogna mettere le serre per oltre alle stalle, perché magari durante l'inverno, se fai tipo il mese lo fai durare 4 giornate, 4 giorni, quindi qualcuno lo fa durare anche 7 giorni, per cui ci sono le cose da fare. Tipo per esempio d'inverno, tu se lo fai durare 6-7 giornate, tu magari spali la neve, poi vai dagli animali, sai, fa queste cose qua. Poi diciamo che bisogna organizzarsi un pochettino. E quindi ecco, appunto, come diceva ieri sera la Zappa Storta in una live, è molto ma molto più lento. E devi, magari devi provare a portarlo in qualche altro orario. Poi dipende, Fernbus, perché se tu di sera porti Farming Simulator, no? E poi dopo ci sono anche i big dello streaming che stanno facendo pure loro Farming Simulator, è abbastanza normale, tra virgolette, che buona parte di quelle persone si spostano, capito quel discorso? E quindi sì, ti basta anticipare l'orario. Magari, che ne so, ti puoi anticipare pure di un'oretta, tipo puoi fare dalle 5, 5 e mezza fino a più o meno orario di cena, in precena, e poi dopo potresti fare come faccio io, che vado un po', se sto così, vado a guardare le live degli amici, perché quella sera si satura un pochettino, quindi ci sono i big che praticamente prendono una buona parte del pubblico. E il pomeriggio però per esempio dovresti fare 2-3 ore, 4 ore e poi basta, non è che fai 2 ore e poi riattacchi la sera un'altra volta, che è da apprezzare. Però la voce poi se ne va, quindi o fai 4 ore di fila e ti fermi, oppure ne fai 2 la mattina, 2 il pomeriggio, la sera, ma la voce la devi tenere a riposo, per cui o ti sgoli, cioè o fai una live lunga, però poi devi stare riposato con la voce mentalmente, e insomma richiede parecchia attenzione, che io come te non solo dobbiamo guardare il cioè non solo giocare, ma bisogna prestare attenzione alla chat, se la diretta non si interrompe, tutte queste cose qua. Ottimo, verso che ora, almeno così, se sto libero, insomma, se non sto pure io a fare lo streaming, passo pure io a fare due chiacchiere con te. Io solitamente 10-12 sto, salvo impegni diciamo nella vita reale, solitamente sto in live,
Ah, ok. Quello pure è un buon orario. Nel periodo l'orario della pausa caffè. 10:30 mi pare. 9:30, sì, è quello più o meno. È l'orario in cui uno sta. Oh cacchio, ma qua devo fare il rifornimento alla prossima. Eh sì, domani sì. È l'8 dezembre. Un quarto di serbatoio. Ah, la faccia del bicarbonato di sodio. Qui mi sa che il motore non è più. Caffè patacca, il caffè che spacca. Ci vuole proprio un bello caffettuccio. Mi sa che c'è ancora il motore originale qua. Devo controllare. La mod è stata aggiornata, è probabile che non l'abbia caricato. E effettivamente, però, vedi, mo per esempio sto sicuramente al 99% sto utilizzando il motore base. Va bene lo stesso. Oh, cosa porti di bello, Fan Bush? Capitan Price, buongiorno, buonasera, buonanotte, salve. Un quarto di serbatoio. Devo passare a vedere perché non lo conosco, però sono certo che mi farei divertire come al solito. Allora, Roma Sud, Pescara, Livorno, ok. Ah, ottimo. Se a quell'ora sono sveglio, vedo prima di andare in live, passo a salutarti, che solitamente 10 minuti prima mi organizzo e quindi poi vado in live. Ottimo. Invece io domani porto Ranch. Non so se hai visto l'ultima volta ho acquistato un cavalluccio per 10.000 euro bianco, e mo devo portarlo un pochettino a spasso. Approfitto. Non importa, troverò un nuovo percorso. E approfitto per farvi vedere il Turbo Star di Rough Garage. E sto aspettando un bel po' di corso. Caspita. Incredibile. Mi fa piacere, dai, vuol dire che le persone si sono iniziate ad apprezzare ciò che fai. Ho la vaga impressione che questo c'è il motore da 400 cavalli, 380 cavalli, sì. Il motore originale, adesso sto andando col motore originale. Special guest. Ok,
Ok, allora siamo arrivati. A destra e poi uscire a destra. Special. Ah, è bravo, sì, giusto. Ho ragione. Ma questa è della versione. Oh, mi azzecco. Oh, lo sapevo. Scusate. Sì. Special. Abbiate una special bot. Come la 50 special. Riorientamento. Mamma mia. Grande Goius. Gli ho fatto dare una bella spallata al. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Il guard trail questo qui trasparente. Grande. Uscire a destra. Goius, a proposito, ma anche tu sei uno streamer, perché facciamo un po' di pubblicità pure al tuo canale. Fenbus, una cortesia, puoi rifare un'altra volta il suo gentilmente, così poi chi guarderà questo video in replica su Twitch e su YouTube potrà leggere il nome del canale, così lo seguono pure. Mi raccomando, se non conoscete il canale di Goius 37, passate nel suo canale, lasciate un bel follow, così facciamo crescere anche il suo canale, così come abbiamo fatto con Fenbus e con tutti gli altri amici streamer. Tenersi a sinistra. Ok, quindi Kingdom Come Deliverance. Che genere di gioco è Goius questo qui? Sono titoli purtroppo, diciamo che i titoli un po' più particolari non li conosco, e allora veramente sono un ignorante da questo punto di vista, che nel senso che non conosco. Livorno, stazione di Livorno. Funicolare senza colletta! A me! Voglio la tiene la colletta! Ah, Goius, non ti preoccupare, può parlare. Io prima devi scusarmi se ho utilizzato magari un tono un po', come dire, un po' troppo. Prevaricante o arrogante, non era assolutamente mia intenzione, come dire, farti sentire o metterti in disagio assolutamente. Allora, Kingdom, ambientata nel 1400, caspiterina. Ma lo sai che ultimamente i giochi così stanno andando parecchio. Fenbus pure ha portato qualcosa del genere. Sembra ambientato nel Medioevo più o meno, in quel periodo là. Ma un sacco di giochi si stanno ispirando a quel periodo. Ok, Goius, grande. Scusami, ma è che a volte non è il tuo caso, ma ci sono state persone che hanno un po', come dire, non hanno capito lo spirito del canale, quindi hanno fatto un po' di battibecchi o magari prima di entrare in chat non si leggono quelle cose là. Non è il tuo caso, e allora mi sono permesso soltanto di come dire, di far presente soltanto il pubblico di questo canale, quindi solo per questo motivo, insomma, mi sono permesso di farti presente quelle cose. E qualora
sono risultato arrogante e ti chiedo scusa. Non era assolutamente intenzione mia fare questa cosa qua. Però questo punta. Ah, ok. Ecco. Quindi più o meno la trama, diciamo, sono sempre tipo i combattimenti, queste cose qua, poi la cacciagione. Ma non ti preoccupare, puoi spiegare. Io ti ho detto, io si conosco Sniper Elite, queste cose qua, però mi piace anche e soprattutto, ecco, perché proprio per il fatto che questi contenuti poi li guardano anche su YouTube, a maggior ragione qualcuno appassionato del genere, leggendo la chat, loro insomma possono ancora di più essere invogliati a seguire il tuo canale. Ovviamente seguite il canale di Fairbus, di Goius37, non so chi altro c'è, i Piani Gaming, chi più ne ha più ne metta, la Zappa Storta, 9Gire0, Arvid underscore 80, Brixiam pare 76, poi chi altro c'è, e mo sfuggono, ce n'erano un sacco di quegli amici, Macho King 82, Wopparan 81. Sì, ma ci sono tante volte che ti trovi a fare avanti e indietro a cavallo. Ah, e quindi è bello impegnativo, come da come me lo stai descrivendo, è assai impegnativo. Io ho visto qualcosa di simile, fosse tipo Assassin's Creed, cose del genere. Ora non so se è proprio lo stesso genere, però. Ah, ottimo. Almeno quando lo porti e fai anche delle serie, almeno ti dura un bel po'. Perché ultimamente in molti si lamentano che fanno i giochi che subito finiscono. Io ad esempio il mercoledì porto Ranch Simulator. Molti streamer l'hanno un po' accantonato. Può risultare monotono sicuramente, però per esempio adesso su Ranch Simulator puoi costruire più o meno ovunque, diciamo così, per cui puoi anche divertirti a fare un po' di building simulator. Che faccio ne parlare? Immagino il cavallo pure, immagino che starà sempre lì bello pronto e pimpante, che appena sale in groppa dici "Waiu, andiamoci!" Oh, oh. Molti giochi sembrano apparentemente banali, ma se poi capisci la vera trama qual è, poi ti appassiono. Questo è bello, questo sì. Per cui quando qualcuno mi parla di qualsiasi cosa in generale, vado a documentare, quindi mi documento, vedo, mi vado a vedere, che ne so, la trama di un gioco. Anche perché per esempio prima di portare Farming 22 ci ho giocato 10 ore per capire un po' come funzionava e cosa dire, soprattutto perché diciamo che credo che il mio modo di fare live, più che essere ad esempio Farming Simulator oppure come in questo caso Euro Truck Simulator 2, è un po' più un just chatting, quattro chiacchiere, perché non è che mi metto qua, faccio io il, come dire, l'attore principale, no, mi piace interagire con la chat, quindi è più un just chatting alla fine. Infatti le repliche che mando la sera, il tag è just chatting, proprio per questo motivo qua, proprio perché prediligo molto il contatto e do la priorità a coloro che stanno
al di là di un monitor, di uno schermo, insomma, che possano sentirsi molto coinvolti, ecco, cerco di coinvolgere. La trama del personaggio è assai banale, è una cosa già vista, quindi da come mi hai fatto capire sarà qualcosa. Questo gioco avrà preso spunto da qualche altro gioco, così mi lasci intuire. E diciamo che ci sono parecchie cose che in questo ambito qua nel gaming a volte si fanno prodotti commerciali e magari non proprio di qualità eccellente, di ottima qualità, però diciamo non proprio eccellente. Però poi l'importante è che poi con gli aggiornamenti vari ci siano dei miglioramenti, un po' come hanno fatto con Euro Truck, Farming, queste cose qua. Quindi anche tu sei giocatore, giochi da PC, giusto? Se non ho capito male, Goius. Ah, ok. Il plebeo, ok. Sì, vabbè, sì. Allora ho capito quel genere che dici qual è. Diciamo che dalle stalle alle stelle. O viceversa. Però poi, a parte la banalità, però poi il meccanismo di gioco poi ho notato che però lo fanno particolare. Cioè lo rendono più accattivante, forse con vari effetti speciali, diciamo così, con il contorno, lo abbelliscono un pochettino. E beh, senza mani non si cantano messe, come si dice in gergo. Un po' come alcuni autori musicisti, no, che all'inizio della carriera scrivono testi strepitosi, bellissimi, molto significativi, e poi dopo, una volta che si creano o si fanno il nome, poi dopo, diciamo così, vanno avanti per rendita. E sono in pochi forse quelli che effettivamente quelli che riescono a dire, anche se il mio Beniamino ha fatto sta cosa, sono capaci di scindere e quindi dire è migliorato oppure non è migliorato. Le cose le ho tolte, c'erano i rallenti. E beh, aspetta, c'era un altro gioco che... come si chiamava? Max Payne. Non so se lo conosci. I fermi immagini tipo Matrix. Anzi, Matrix mi sa che è copiato da Max Payne. Il primo Max Payne. La bullet cam. Bullet cam. Si scopiazzano un pochettino, un po' come avviene ovunque. Però poi cercano di dare delle sfumature per dire è uguale, sì, però questa cosa qua è fatta diversamente. Diciamo che l'inventiva è quella che in questi periodi scarseggia un pochettino. Anche se però dobbiamo dire che per realizzare queste cose animate comunque ci vuole pazienza, quindi diciamo che io, non essendo un esperto, non sono un programmatore, me diciamo sono appassionato di informatica, però non ho livelli particolarmente alti. Ho assemblato dal 96 ad oggi penso una quarantina di PC, però non si finisce mai di imparare. È così. Tenersi a sinistra. Livorno Roma, ok.
Livorno. Che stella è 45 la 12 che tutti dice tenersi a sinistra. Eh sì. Oh, ma io sono arrivato qua, cacchio. Qua raga, oggi il tempo è volato, fra una chiacchiera e un'altra siamo arrivati anche a destinazione. Eh sì. Oh ragazzi, e allora approfitto per ringraziare tutti quanti voi, visto che ormai siamo quasi arrivati a destinazione. E allora approfitto per ringraziare Fenbus per la sua preziosa collaborazione. Ringrazio Goius37 per il follow al canale, per la chiacchierata che ci siamo fatti in questi ultimi minuti. Ringrazio ancora i Piani Gaming, non so se qualcun altro ce l'ha. Comunque ringrazio tutti quanti voi, come sempre, che avete guardato questo video in diretta qui su Twitch, ma soprattutto ringrazio voi che state guardando questo video in replica su Twitch e ovviamente sul canale YouTube. Per voi che state guardando questo video in replica, non lasciate il canale, perché continua la programmazione del canale. Poi se siete interessati ad acquistare questo gioco o altri giochi scontati in multipiattaforma, troverete nella descrizione del video qui su Twitch che su YouTube i link che vi ho accennato prima. Troverete anche il link dove potrete andare a visitare il sito internet di Rough Garage, dove potete anche scaricare la mod base del Turbo Star, ed eventualmente potrete anche acquistare e dare un supporto a Rough Garage, come ho fatto io, con le mod a pagamento. Quindi approfitto per ringraziare ancora tutti quanti voi. L'appuntamento con il Turbo Star di Rough Garage è per martedì prossimo, sempre dalle 15:30. E allora adesso, come mio consueto, continuo a fare il giro dei saluti in multilingua. Grazie mille ancora a tutti. So, thank you so much everyone for making me company during this live streaming. I hope you have enjoyed my way to stream our meeting with Aero Truck Simulator 2 with the Rough Garage is for next Tuesday. You will watch this video on YouTube on Friday on YouTube. If you are interested to buy this game or other games with low price, up minus 70%, you will find a few links in the video's description that are the link where you can the site where you can buy the games, multi-platform, the internet site of Rough Garage where you can download for free, and eventually you can buy the mod, the Rough Garage page, and as well my social media channels that are YouTube, Facebook, Instagram, and Twitch as well. And if you are watching this video or rerun here on Twitch, please don't leave the channel. You will watch the continue of the programmation of our channel. Thank you so much. Now I will talk to my French friends. I will talk in Neapolitan, and I will say goodbye in our good wishing in Neapolitan. Et alors, je veux dire merci à vous tous que vous êtes passés dans le canal. Merci beaucoup pour le follow, merci beaucoup pour votre compagnie. Notre rendez-vous avec le Turbo Star de Rough Garage, c'est naturellement
à mardi prochain. Si vous êtes intéressé à acheter ce jeu, votre jeu à prix réduit jusqu'à moins 70%, vous allez trouver dans la description des vidéos, soit ici sur Twitch que naturellement sur mon canal YouTube, des liens, que sont les liens pour acheter le jeu à prix réduit, multiplateforme, jusqu'à moins 70%. Les liens pour visiter le site internet de Ralph Garage, où vous pouvez télécharger la mode base gratuitement ou éventuellement acheter les mods. Puis vous allez trouver naturellement les liens pour suivre mes canaux social media, que sont YouTube, Facebook, Instagram et naturellement Twitch. Vous pouvez regarder cette vidéo en réplique sur mon canal YouTube le jeudi à midi. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo en réplique, s'il vous plaît, ne quittez pas le canal. Ça va continuer la programmation. Merci beaucoup. E allora, voglio, io vi ringrazio a tutti quanti che mi avete fatto compagnia. Vi ringrazio uno a uno. E ringrazio soprattutto a voi che state guardando questo video in replica che ho per Twitch e che l'ha guardato fino a mo. L'appuntamento con Turbo Star e Raff Gara già settimana prossima. Martedì prossimo, sempre 3:30. Ci facciamo che è stato un giretto e continuiamo a girare. Grazie a tutti quanti, grazie Goius, buona continuazione, grazie a Saipa per follow canale, un abbraccione carissimo. E allora stavo dicendo, approfittate per saldare pure, approfitto pure per saldare a Fernbus 08, che oggi mi ha fatto compagnia, ha fatto moderatore, ringrazio i piani gaming, Zacchiate ci sta, comunque grazie a tutti quanti voi che mi avete fatto compagnia durante sta replica. E l'appuntamento quindi non c'è si lacerit martedì prossimo Turbo Star Raff Garage, un uomo non garanzio voglio poi si siete interessati a cattà sto yoga, quindi Euro Truck Simulator 2 oppure di yoga scontato fino a 70% multipiattaforma, quindi significa non solo per computer ma pure per PlayStation, Xbox e tutte queste cose qua. Poi ovviamente nella descrizione del video quindi trovate sto link, trovate un sito internet da Cato Yoga e poi ovviamente trovate di link su un sito internet di Raff Garage, poi la pagina Facebook di Raff Garage e poi ovviamente i canali social media che sono i miei, che sono YouTube, Facebook, Instagram e ovviamente pure Twitch. Per voi che state guardando questo video in replica che ho per Twitch, non vi muovete perché appena fornisce questo video continua la programmazione del canale. Quindi ancora una volta io vi ringrazio a tutti quanti, questo video ovviamente potete trovare in coppa YouTube giovedì a mezzogiorno. E allora grazie mille a tutti, grazie a sé, voglio, thank you so much everyone, merci beaucoup a tutti e state buona, ciao a tutti.